caro affitti a Milano, soprattutto per gli studenti. Si può fare qualcosa, sindaco? Come sapete, giovedì abbiamo un tavolo e cercheremo appunto di mettere a punto le cose, capire cosa si può fare. È qualcosa su cui il governo deve partecipare. Dopodiché io l'ho detto più volte, Milano da un lato anticipa i problemi, dall'altro non li nascondo. Già oggi leggevo che gli studenti stanno protestando a Firenze, a Roma, diventerà una questione purtroppo che si diffonderà in Italia, ma noi cerchiamo di affrontarla. Giovedì abbiamo i rappresentanti degli studenti e dei rettori e dell'università a Palazzo Marino. Sindaco, un altro tema appunto con la regione è proprio quello della casa. E infatti tra pochi giorni, sempre giovedì, Paolo Franco esporrà in commissione quest'idea, no, da voi ventilata, proposta di unire MM e Aler, quindi unire gli sforzi. Lei come vede il progetto, proprio perché la regione adesso parla di partnership pubblico-privato, di inserire il privato nella gestione? Ma io la vedo, allora, avendo un po' abbandonato l'idea di una fusione o di qualcosa che formalmente cambia in maniera molto significativa la governance, dobbiamo trovare formule su cui collaborare. Ci possono essere grandi iniziative, per esempio, se si procedesse, e adesso non voglio tornare oggi sulla questione stadio, ma se si procedesse sul dossier stadio e ci fossero oneri di urbanizzazione, io sarei disponibile a investirli su San Siro, anche se sono case Aler, ovviamente chiedendo a Fontana di compensare con investimenti loro sulle nostre case, ma anche sulle cose piccole. Oggi pomeriggio vado con la consigliera Rozza a trovare una signora che ha un figlio disabile in casa, che abita in una casa che non è più adatta ai suoi fabbisogni, e con Aler stiamo studiando la possibilità con Aler per trovare una soluzione. Quindi bisogna solamente collaborare. Dimentichiamoci un attimo, ripeto, l'avevo sognato per così dire anch'io, grandi operazioni che coinvolgano gli assetti societari, mettiamoci a lavorare concretamente. Domani il derby.